Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia, e i nostri cari. Oroscopo Gemelli di oggi 2. Previsioni del giorno 12 dicembre 2020. Fantasiosi e inconcludenti per colpa di Nettuno, di sicuro le idee non vi mancano, tra fantasie romantiche e ispirazioni geniali siete tutti un fermento, il difficile sta nel quagliare, da soli perdete la bussola, ma con l'aiuto della famiglia, arrivate finalmente al dunque. Pomeriggio ideale per riordinare la libreria, guardaroba e box, soprattutto se non avete ancora fatto l'albero, con tutti gli addobbi finiti chissà quali degli scatoloni, e già che si cerca, si riordina anche. Stesso discorso per l'agenda settimanale. Chi ha tempo non aspetti tempo. Per non cadere vittime dello stress, rassegnatevi a una drastica selezione di impegni e scadenze. Investimenti al sicuro grazie a una mossa previdente. Astrotarocco del giorno per Gemelli 2. Bastoni rovesciato, sorpresa improvvisa 2. Un amore improvviso, un gesto nobile che vi commuoverà, una tenerezza, una notizia improvvisa e positiva. Novità in amore 2. Anche messaggi e telefonate. I single potrebbero iniziare presto una nuova relazione molto positiva e sorprendente. Giove favorisce l'iniziativa 2. Se siete alle prese con un progetto importante è giunto il momento di dargli una spinta consistente. Organizzatevi in modo da essere al riparo da brutte sorprese. Poche novità nel corso della mattinata e il primo pomeriggio. La serata potrebbe diventare incandescente per i nati di domenica, mentre gli altri dovranno fare attenzione a come parlano e a cosa fanno. Oggi in cat, se ne frequentate una, potreste avere degli ottimi momenti 2. Fate attenzione però a non rivelare ad altri le vostre cose e mantenete i segreti degli altri. Oggi Mercurio non facilita certo la comunicazione con gli altri, e Giove per oggi non farà sentire il suo influsso positivo. Potreste ricevere qualche dispiacere da una persona amica. La soluzione è dentro di voi 2. Fermatevi e meditate sulla vostra vita. Non lasciatevi ingannare da emozioni o convenzioni. Guardatevi dentro, siate onesti con voi stessi. La forza per superare ogni ostacolo è dentro di voi. Problemi in arrivo dal punto di vista economico 2. Qualche spesa imprevista potrebbe mettere a dura prova le vostre finanze. Per quanto la vostra buona volontà si sforzi di dialogare con il partner, questo vi sembrerà sordo a ogni vostra esigenza. Niente paura, si tratta di una fase del tutto transitoria. Qualunque cosa facciate, non importa quale, oggi cercate di farla al meglio possibile. Probabile proposta che vi verrà fatta che vi troverà impreparati e meravigliati. Un po' di cortesia comunque non si nega a nessuno. Avrai discussioni con persone che hanno una mentalità e un modo diverso di vedere le cose 2. Cerca di evitarle per quanto possibile. Sono discussioni sterili e prive di risultati. Sotto tiro di Nettuno, alto nel cielo e in quadratura, i sentimenti oggi non hanno la priorità. Tra i vostri pensieri vanno invece ai problemi della Terra, l'uscita dalla pandemia, la pace nel mondo, l'ecologia, il clima, le cui bizzarrie danno segnali tutt'altro che confortanti. Amore ed Eros. Volete bene al partner e ai figli, questo è un dato assodato, vi preoccupate per i parenti e per gli amici, ma il vostro raggio d'azione non si limita agli affetti già consolidati, vorreste fare qualcosa di più per la gente che soffre, gli orfanelli di guerra o calamità naturali, le foreste e gli animali in estinzione, ma non sapete da che parte cominciare. Chiedete informazioni a chiunque si presti ad ascoltarvi. Mercurio vi strapazza un po' dal segno del Sagittario contrapposto ai Gemelli sullo schema zodiacale. Gestite una situazione che riguarda la famiglia d'origine, vostra o del partner, con diplomazia impareggiabile. La vostra dolce metà vi apprezza per questa vostra virtù comunicativa e conciliativa. Lavoro e denaro. Voglia di lettura, fotografia, bricolage, distratti e confusionari oggi mettete in campo mille attività senza concludere nulla di concreto. La vostra auto reclama coccole, impazzite per acquistarla, e poi la lasciate impolverata. O la portate nell'apposito salone di bellezza, o ci pensate voi.
spugna, sapone detergente e olio di gomito. Arriva il momento delle grandi spese per abbigliamento e molti di voi si dedicano a vestire la nuova moda, a lasciarsi conquistare dalle nuove tendenze. Ma quanto siete soggetti all'influenza delle correnti di moda? Fino a che punto vi trasformate in fashion victim? Voi gemelli siete inventivi, capaci di impersonare diversi ruoli, l'intellettuale impegnato, il tenebroso, l'hipster e il metrosexual. Ugualmente per la donna, in cui rintracciamo la svampita civettuola, ma non di rado anche la gelida, l'esperta in mondanità e la seduttrice. Il vostro è, in realtà, il regno della moda esibita, del look attentamente studiato, delle tendenze più varie, percepite agevolmente, accolte pure con spunti interpretativi molto personali. Benessere? Stanchi del lavoro e delle faccende settimanali, oggi sentite il bisogno di scaricarvi con lo sport. Ciaspolata, pedalata oppure una bella corsa al parco, ma se preferite restare a casa a sognare, godetevi almeno le isole tropicali in rete. Per lei? Malesseri da stanchezza, forse state covando un'influenza oppure state seguendo una dieta troppo restrittiva, che vi manda in carenza di sali. Per lui? Se avete del lavoro arretrato e potete svolgerlo a casa, oggi non correte il rischio di annoiarvi. Le trasgressioni goliardiche, attualmente impedite, non saranno una tentazione. Colore delle emozioni. Arancio. Barometro dell'umore. Sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 9. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!